Mi scusi, Alexander, ma come faremo ad andare avanti? La cucina bavarese non sistemerà le cose a lungo. Non lo so. Robert ritornerà, spero. Devo intanto mettermi a cercare un sostituto? No, non si deve preoccupare, Alphonse. Domani ci penserò io, va bene? Sì, certo. Scusi per il disturbo. Mi scusi lei, ero distratto da altri pensieri. Capisco. Alphonse, si sieda un momento, per favore. Sì. Abbiamo già parlato della possibilità di lasciare tutto per ricominciare, vero? Sì, e io le avevo detto che non si può sapere cosa ci aspetta. Nemmeno in amore si può sapere. Allora non parlava di cambiamenti professionali. Certo, cioè non soltanto. Quando uno è fidanzato, può succedere di avere dei dubbi, dei momenti di crisi. È normale, glielo assicuro, ma poi passano e si va avanti. Non si può mai essere certi di aver scelto bene. Ho paura di non poterle dire molto. Parlo solo di ciò di cui ho esperienza perché l'ho vissuto. Già. Sono diventato troppo sentimentale, mi dispiace. Le chiedo scusa. Non si deve scusare. Il fatto è che non è possibile trarre dalla propria esperienza soluzioni utili per la vita degli altri. O forse non è proprio possibile dare consigli su certe cose. Quindi ognuno deve fare i propri errori. Io non voglio augurarle questo. So solo che a volte, purtroppo, bisogna strapparsi qualcosa dal cuore. Non vede nessuna soluzione al suo problema? No. Buongiorno. Ho delle grandi novità. Buongiorno. Ho chiamato quel giornalista, quello di cui abbiamo parlato nelle scuderie. Ha accettato? Pensi che ha già in mente il titolo, La principessa delle praline. Vuole fare un servizio fotografico quanto prima. La principessa delle praline. È fantastico, non so cosa dire davvero. Che cosa ne pensa di Grazie? L'articolo sarà il primo passo. Presto potrà lasciare questo hotel e andare altrove. Non lo neghi, so che ha sempre voluto avere una sua pasticceria. Sì, è vero, ha ragione. Ho sempre desiderato avere un mio negozio. Non avevo dubbi in proposito, allora? Signora Franke, probabilmente sto facendo il più grande errore della mia vita e lei penserà che io sia una stupida, ma... Sì? Vede, è che voglio farcela con le mie forze. Oh, sì, è una cosa stupida, in effetti. Per favore, mi creda, è stata gentilissima. Vede, la sua offerta è davvero il massimo che potrei desiderare. È così generosa e io non so nemmeno che cosa ho fatto per meritarmela. È che ho i miei principi. O riesco a farcela da sola, o niente. Spero che ora non mi consideri totalmente irresponsabile. Stia tranquilla, Laura. Credo di sopravvivere. Io comincio il mio lavoro. Il signor Salford mi ha detto che ha conosciuto sua madre in passato. Una splendida storia. È una coincidenza un po' strana. Lei arriva qui per caso e in seguito scopre che il proprietario dell'hotel ha conosciuto la sua defunta madre. Esatto. Ovviamente dire che l'ha conosciuta è riduttivo. So che lei è stata un suo grande amore. Scusi, ma non capisco proprio dove vuole arrivare. Se non sbaglio, ha detto di essere una persona con fermi principi. Ma pensi un po', lo sono anch'io. E ora sto per dirle una cosa che non dovrà assolutamente scordare. La signora Salfeld è una mia carissima amica. Io farei qualunque cosa per difenderla. E se qualcuno le facesse del male, sarei spietata. E io che c'entro in tutto questo, non capisco. Credo che abbia capito benissimo, invece. O forse non è così intelligente come pensavo. Lo è sicuramente. Lo leggo nei suoi occhi.
Ehi, sei molto più tranquilla oggi. Hildegard avrà bisogno di me solamente più tardi. Ti senti meglio? Sì, grazie. Allora il massaggio è stato utile. In effetti l'ho trovato molto piacevole. Sì, capisco. È stato così piacevole grazie a Mike o sbaglio? Chissà. Di sicuro lui è bravissimo. Bravissimo, eh? Dipende in che cosa. Che ti prende ora? Non ti capisco. Ah, no? Invece io credo che tu capisca. Ma cosa? Mi vuoi spiegare? Cosa sono queste osservazioni taglienti? Che ti è successo? Devi essere tu a dirmelo. Ma scusa, non capisco. Cosa dovrei dire? Che provi qualcosa per Mike, è evidente. Eh? Non cercare di mentire, Laura. Non serve a nulla. Tu... davvero pensi questo? Perché mai dovrei giustificarmi con te, Alexander? È assurdo. Tu mi stai evitando. Io ti evito, sei sicuro? Tu eviti me. Da settimane sei lontano. D'altronde chi fra noi due è impegnato, tu o io? Questa è un'altra cosa. Katarina è la mia... Ti prego, Katarina è la donna che tu sposerai un giorno o l'altro. Hai idea di quanto soffra quando vi vedo insieme, mano nella mano, la coppia perfetta? Io non so nemmeno cosa vuoi, che cosa provi. Ogni volta che ti guardo negli occhi mi si spezza il cuore. La mia vita è diventata una specie di incubo. E tu mi accusi di sentire qualcosa per Mike. Mi dispiace. No, lo so, lascia stare. Io non voglio le tue scuse, non mi servono. Quello che voglio da te, invece, è sapere cosa provi veramente. Ami Katarina o ami me?